viviamo in un'era geologica che è chiamata antropocene, cioè quell'era in cui l'uomo, l'antropos appunto, è diventato un decisivo fattore di trasformazione della Terra in tutte le sue componenti, del clima, dell'ambiente. Proprio ispirandosi a questo concetto, un libro recente di Telmo Pievani, un filosofo della scienza, e Mauro Barotto, un geografo, parla dell'Italia al tempo dell'antropocene, o meglio, descrive un immaginario viaggio nel futuro attraverso l'Italia dell'antropocene, un viaggio ambientato 1000 anni dopo quello famoso di Goethe in Italia, siamo dunque nel 2786, e i nostri protagonisti attraversano la penisola, o quel che ne resta, perché molta parte è stata completamente trasformata dall'innalzarsi delle acque del Mar Mediterraneo, che hanno sommerso tante regioni, per cui al posto della costa toscana abbiamo un arcipelago, Firenze stessa è diventata capitale di un arcipelago fiorentino, al posto dei colli euganei abbiamo le isole euganee e al posto di Napoli e di tante altre città importanti abbiamo soltanto degli atolli, delle lagune che ci portano dentro un mondo fantastico. Gli stessi autori ammettono che le mappe che disegnano sono mappe forse fin troppo pessimistiche, ma ci danno un'idea in realtà molto inquietante e interessante al tempo stesso di come potrebbe diventare lo spazio che abitiamo, lo spazio nel quale ci muoviamo e che ci è noto, se non facciamo qualcosa, se non ci fermiamo prima, ecco, di aver toccato il fondo, che l'antropocene sia arrivato alle sue estreme conseguenze. È un libro anche, certo, come dicevo, inquietante, ma anche godibile, a metà tra romanzo paradossale, saggio, e anche atlante, perché è un libro corredato da delle mappe di questa Italia futura, ricavata sulle famose mappe di Castiglioni realizzate negli anni 40 per il Touring Club italiano.